Hanno riaperto le scuole, naturalmente una risposta positiva da parte dei bambini, dei ragazzi. Resta comunque alta la preoccupazione per i numeri che in Italia il Covid impone, ancora 500-600 morti al giorno, ancora tanti contagiati. Sì, sul territorio foriano, in linea con appunto il resto d'Italia, sono state riaperte le scuole fino alla prima media. Siamo, diciamo, abbastanza contenti, soprattutto per i nostri ragazzi, per i bambini e per i ragazzi che sono tornati tra i banchi di scuola. Ovviamente volevo condividere l'appello lanciato anche ieri dalla nostra dirigente scolastica, la dottoressa Chiara Conti, la quale appunto invita le famiglie soprattutto a non abbassare la guardia, perché ovviamente il pericolo di diffusione Covid non è completamente scongiurato. Il mondo scuola non ha completato la campagna vaccinale, quindi così come il resto ovviamente della popolazione isolana, quindi non possiamo appunto ritenerci completamente fuori pericolo. Tuttavia, l'apertura delle scuole è un primo passo di ritorno alla normalità, o quantomeno ad una parvenza di normalità. Di cui i nostri ragazzi necessitavano fortemente. Tuttavia, appunto, invito, così come ha fatto la dottoressa Conti, a non abbassare la guardia, soprattutto nell'ambiente familiare. Se ci limitiamo tutti a condurre appunto una vita di scuola, lavoro e condivisioni minime appunto con il nucleo familiare, sicuramente agevoliamo il ritorno dei nostri ragazzi sui banchi di scuola, che in questo momento è una priorità rispetto appunto ovviamente alla vita sociale, cui tutti auspichiamo, però noi siamo un po' più grandicelli, quindi a qualche sacrificio possiamo farlo ancora e non possiamo più chiederne ai giovani, ai ragazzi più piccoli. Certo, Anche perché eventuali contagi poi comporterebbe la messa in quarantena di intere classi, quindi seguire ancora il penalizzazioni protocollo. per i Si bambini. seguirebbe in tal caso il protocollo che appunto esiste da tempo, ovvero l'isolamento della classe in quarantena, ma il problema enorme è che ovviamente, così come in tutte le scuole, ci sono professori, docenti che sono comuni a più classi, quindi va da sé che ovviamente non può essere messa in quarantena solo ed esclusivamente una classe, di conseguenza ovviamente a pagarne le conseguenze saranno più studenti e più famiglie e più genitori. Quindi facciamo tutti attenzione. Certo, dobbiamo comunque mantenere alta l'attenzione, però sicuramente è un segnale positivo, ecco, il ritorno tra i banchi di scuola dei nostri ragazzi.